dibattuto anche sulle tematiche dell'acqua. La permacultura non la conoscevo assolutamente, l'ho scoperta con voi. Sento l'estrema esigenza di essere supportato da tanta gente. Hai imparato a te cui sei nuova. Iniziative come questa servono per creare collante, per far sì che si creino le dinamiche di comunità. Perché una città più verde, oltre a essere chiaramente più vivibile, è anche più sicura, porta le persone a ritrovarsi come una domenica mattina. Solo bene, è stato bellissimo e mi dispiace molto che sia terminato. Un'inaspettata scoperta di conoscenza questo corso. Dopo un anno vissuto all'estero, tornare e trovare così tanta positività ed energia per me ha significato tanto da voler restare e provare a rendere veramente questo posto un posto migliore. Grazie ai ragazzi di Altamura che hanno organizzato questo progetto, ci si è riappropriati di spazi che da tempo non venivano curati. È stata una bellissima esperienza, è ottimo il dinamismo dell'associazione che ha coinvolto anche da altre parti della Puglia e della Basilicata. È stato un bellissimo momento per conoscere tanta gente entusiasta, tante persone, si può dire cazzute al microfono? Noi siamo molto contente di aver partecipato al corso e siamo molto contente che il gruppo abbia accolto Fedra e nonostante le sue continue ingerenze durante le lezioni. È stato davvero un piacere partecipare a questo corso di permacultura. Grazie per questa giornata e venite a vedere gli alberi che sono stati piantati oggi qua. Rosalinda, che hai fatto oggi? Giocato con il fango. Giocato con il fango, bellissimo. Ma hai piantato qualcosa? Cosa hai piantato? Una pianta. Bravissima Rosalinda, grazie Rosalinda per la partecipazione. Sinergia è stato un percorso di crescita e di conoscenza. La città ha bisogno di nuove idee, nuovi progetti, quindi affrettatevi, uniamoci e continuiamo a rendere meravigliosa questa città.